europea diciamo che quello che ci serve ce lo prendiamo. Semmai ci sarà un botta e risposta con l'Unione Europea sulla ricostruzione del terremoto, il primo colpo lo dà stasera Matteo Renzi. I soldi che ci servono, ha detto il Presidente del Consiglio, li prenderemo. E ci sono molti punti di domanda ai quali dare risposte. Ad esempio, il cronista Fabrizio Gatti dell'Espresso già nel 2013 scriveva quanti morti se arriva la scossa. Pubblicò la banca dati del Dipartimento della Protezione Civile in cui si indicavano esattamente quale sarebbe stato il rischio. E stasera in onda con noi torna in studio l'ex plenipotenziario della Protezione Civile Guido Bertolaso, l'uomo buonasera. Che gestì buonasera. L'emergenza all'Aquila. Buonasera. Buonasera Bertolaso, buonasera a Paola Di Micheli che è sottosegretario all'economia, benvenuta. E il già citato Fabrizio Gatti, e questo è l'articolo che nel 2013 uscì sull'Espresso con tanto di numeri e dati, numeri ufficiali della Protezione Civile quando all'epoca c'era Bertolaso. Hashtag in onda per commentare in diretta la puntata. Senza farci troppi giri di parole, la voce di Guido Bertolaso è forse la più attesa di quelle mancanti. Bertolaso è venuto da noi dopo essere arrivato dalla Sierra Leone, per questo lo ringraziamo, abbiamo tante domande da fare a tutti voi, iniziamo subito. Allora, Renzi si è mosso ovviamente in maniera rapida, ha stanziato 50 milioni oltre a agli altri del fondo che verranno presi a breve. Un giudizio da Guido Bertolaso, si è mosso bene o male il governo Renzi nell'emergenza? No, si è mosso benissimo, è stato tempestivo. Estivo, si è ovviamente potuto avvalere di una macchina dei soccorsi che è sicuramente una macchina formidabile, una delle migliori che abbiamo che esistono al mondo. La Protezione Civile purtroppo si è dovuta fare le ossa su tanti terremoti e nel corso degli ultimi 15 anni devo dire che sono state migliorate le procedure, sono stati affinati i sistemi di intervento e quindi da questo punto di vista Renzi sapeva di poter contare su una delle poche macchine davvero funzionanti nell'ambito dell'apparato dello Stato. Se ne è avvalso, ha fatto bene e mi pare che i risultati ci siano stati. Nessuno si può lamentare di essere stato lasciato solo, nessuno si è dovuto lamentare del fatto che i soccorsi siano arrivati in ritardo. Dottor Bertolaso, una sua dichiarazione di questi giorni ha scatenato parecchie polemiche. Lei ha detto spero che non abbiano usato le tendopoli per gli extracomunitari e poi ha ricevuto anche un endorsement da parte del direttore di Libero che lo possiamo vedere in grafica, ha detto ridateci Bertolaso. Anzitutto, perché questa polemica sulle tendopoli agli extracomunitari? No, io non ho fatto nessuna polemica. Lo ripeterebbe oggi? Certo, io parlavo della Sierra Leone, dove trascorro parte del mio tempo a cercare di salvare bambini, mamme, donne incinta che muoiono di parto, il paese che ha la statistica più alta al mondo di donne che muoiono di parto. Quindi conosco bene quei problemi, credo che bisogna, per risolvere il problema della immigrazione in Europa, intervenire in quei paesi per farli stare meglio, questo lo insegna la storia, ma so anche che purtroppo a causa del grande numero di extracomunitari che arrivano in Italia spesso si organizzano delle tendopoli utilizzando le tende della Protezione Civile che sono state... sbagliato? Secondo me sì, è sbagliato, si dovrebbero trovare altri sistemi. Cioè, non è che quella è un'emergenza? Com'è? Non è anche quella un'emergenza? Ma quella non è un'emergenza di Protezione Civile, quella è un'emergenza di altro tipo che dovrebbe essere gestita in altro modo. Ah. Comunque, io ho solo detto che siccome abbiamo visto in questo periodo nascere parecchie tendopoli per ospitare questa povera gente, che mi auguravo, non avevamo ancora i numeri degli sfollati, che per fortuna certo. Si sono ridotti moltissimo, ma se avessero dovuto ricoverare, come abbiamo dovuto fare all'Aquila, oltre 70.000 persone, magari le tende non sarebbero bastate perché erano state utilizzate anche per altro. Tutto abbiamo qua. Un grande, diciamo, una grande discussione da fare, Paolo Di Micheli, Fabrizio Gatti, però una cosa devo chiedere, lei vuole parlare ovviamente come il sottosegretario e tutti gli altri del grande piano di mettere in sicurezza l'Italia, parliamoci chiaro Bertolaso, è una cosa che costa molti soldi, secondo lei c'è un qualcosa a cui dovremmo rinunciare come Italia e come governo per gettare tutte le fiche su questo grande piano di mettere in sicurezza l'Italia? Io credo che questa debba essere l'assoluta priorità non solo per un governo, non solo per un Parlamento, ma per questo Paese. Abbiamo ancora davanti, purtroppo vediamo ancora tutti i giorni le immagini devastanti di tre comuni, tre piccoli comuni, bellissimi, sì. A 50 km in linea d'aria dalla capitale d'Italia che vorrebbe ospitare le Olimpiadi fra circa 8 anni e le abbiamo viste in quelle condizioni. Immagini che si possono vedere forse in Afghanistan, forse
alle Olimpiadi, bisognerebbe rinunciare alle Olimpiadi per mantenere no, però sicurezza del paese. Bisogna investire i soldi per fare prevenzione. Io qui mi sono portato, avete parlato di Gatti che giustamente nel 2013 ha tirato fuori quella che è la situazione della pericolosità sismica degli edifici in Italia. Io ho portato fuori qualche piccola agenzia che non è di questi giorni. Aspetti, la facciamo così la approfondiamo bene e ripartiamo esattamente da qua. Hashtag in onda per commentare la puntata. Qualche istante di pubblicità, torniamo subito. Le tende entro un mese e se possibile ricostruire velocemente. È questa la tabella di marcia auspicata dal governo per il dopo terremoto. Primo obiettivo, sistemazioni provvisorie agli sfollati come hotel e container, in attesa che vengano costruite casette di legno. Queste dovrebbero arrivare entro 3 o 4 mesi e sono già stati stanziati 1,2 miliardi di euro. Quanto alla ricostruzione, si stima che dovrebbe partire in primavera. L'imperativo è ripristinare borghi e paesi come erano e dove erano, senza che nessuno li abbandoni nell'attesa. Per la ricostruzione, il premier Matteo Renzi spera di avere un piano di intervento pronto in vista dell'approvazione della legge di stabilità, che il governo approverà entro il 15 di ottobre. Commissario nella fase di ricostruzione sarà Vasco Errani e a vigilare sulla trasparenza ci sarà Raffaele Cantone, presidente ANAC. Un aiuto sembra che arriverà anche dall'archistar Renzo Piano. Ma nei piani del governo c'è anche la prevenzione. Matteo Renzi mette in cantiere Casa Italia, un progetto lungo con provvedimenti per l'adeguamento antisismico e investimenti su scuole, periferie, dissesto idrogeologico ed altro, anche se, specifica nella News, l'ipotesi rischio zero è inattuabile. Allora, Fabrizio Gatti, poi sentiamo il governo. È una tabella di marcia realizzabile quella che ha dato il premier Renzi? Ma se si lavora seriamente sì. Io prima il titolo di Libero secondo me è una barzelletta. Cioè adesso nulla di personale contro il dottor Bertolaso, ma tornando indietro, l'uomo che aiuta gli altri prima di se stesso, non possiamo raccogliere se non abbiamo seminato. Bertolaso è stato capo della protezione civile per 10 anni e in questi 10 anni ha aiutato svariate persone. Angelo Balducci, Diego Anemone, i grandi eventi. E si è perso quella grande capacità che la protezione civile aveva nazionale, parlo, e non degli interventi sul campo, che aveva dimostrato col terremoto di Umbria e Marche e con il responsabile Barberi, e l'ha trasformata in un'organizzazione di eventi. Questo è stata la protezione. I 10 anni di protezione civile eventi sono... Eventi in che senso? Grandi eventi, mondiali di nuoto, G8 alla Maddalena, 470 milioni spesi per una bonifica che non è stata fatta, una struttura inutilizzabile, i mondiali di ciclismo, mondiali di nuoto con impianti che hanno disseminato Roma di impianti inutilizzabili perché o erano sbagliati o non sono stati finiti. In questi 10 anni di pace, questo era il tempo di pace, in cui il Paese aveva un bilancio straordinario e si poteva investire molto sulla prevenzione, questo non è stato fatto. La protezione civile di Bertolaso è passata da 320 dipendenti a 800, tutti, gran parte di questi assunti ad personam, con decreti ad personam, lei sicuramente lo ricorderà, senza concorso, molti di questi senza nessuna preparazione sul campo, e il risultato è che in questi anni si è perso quello che si poteva fare e ad Amatrice è morto l'8,7% della popolazione. All'Aquila era morto lo 0,04%, ad Amatrice 232 morti, dati di stasera più 10 dispersi, sono l'8,7% della popolazione. Cioè lei dice se quei soldi fossero, se la protezione civile... Non è questione di soldi solo, è questione di impegno. La protezione civile nazionale deve andare dalle regioni. Bertolaso sorride, vedo, però. È questione l'accusa di... è forte. È drammatico che Bertolaso sorrida con i morti sotto le macerie, ma è troppo. È drammatico soldi. Che Bertolaso sorrida allora, con sentiamo la replica raccontando. Di Bertolaso adesso, prego. Ma non devo dire che ero venuto qui per parlare di problemi terremoti e di come mettere in sicurezza il paese. Adesso no, mi pare che stiamo facendo. Perché lei parla di periodo di pace, scusi, lei ha parlato, io non l'ho interrotta. Almeno sia così garbato di fare lo stesso. No? Quindi lei parla di periodo di pace. Io ricordo che nel 2002 c'è stata la tragedia di San Giuliano di Puglia, con 27 bambini che sono morti schiacciati in una scuola che doveva essere a norma e che non era stata realizzata. Ricordo che c'è stato uno tsunami a Stromboli
che ha devastato un'isola patrimonio dell'umanità. Ricordo gli incendi drammatici del 2005, del 2007, le alluvioni di Roma. Abbiamo anche, si è ironizzato perché ho detto che quando c'è stata l'alluvione a Roma nel 2008 avevo pensato anche eventualmente di far saltare un ponte per evitare che la città andasse sott'acqua. Poi semplicemente ricordiamo quello che è successo all'Aquila, lei parla di statistiche. Ma noi percorriamo tutto, cioè, no, ma scusa, perché se no abbia pazienza. Lei ha ragione, se no facciamo una marcord. Ha detto che siamo stati per 10 anni in periodo di pace. Io mi ricordo 10 anni di guerra assoluta. Dopodiché quello che il signor Gatti sta raccontando è in mano alla magistratura, che fino ad oggi non ha emesso una sentenza. Lui ha citato i mondiali di nuoto, sono stati tutti assolti perché il fatto non sussiste. Sulle altre vicende sono in corso, è in corso un processo. Vedremo alla fine di questo processo quali saranno le considerazioni, le determinazioni della magistratura nei confronti della quale io ho assoluta fiducia. Se vogliamo parlare di come mettere in sicurezza il paese, ricordo. Adesso abbiamo fatto questo, fatemi dire questa cosa. Certo. Abbi pazienza, sono stato accusato in questo modo. Allora, semplicemente ricordo il miliardo di euro che è stato stanziato l'articolo 11 del decreto legge dell'emergenza all'Aquila, che serviva proprio per fare prevenzione. È stato un giornale molto vicino al signor Gatti, La Repubblica, che giusto l'altro ieri ha raccontato di Bertolaso che è andato in giro per tutti i paesi del Reatino a pregare di poter stanziare questi soldi. L'ex capo della protezione civile Guido Bertolaso fece un tour nel Reatino proprio per promuovere la misura di prevenzione, perché nessuno pareva sensibilizzare i cittadini su questa opportunità. La Repubblica del 26 di agosto di quest'anno. Ma di che cosa stiamo parlando? Gli unici soldi che fino ad oggi sono stati stanziati per fare una vera prevenzione nel campo sismico, al di là della nuova mappatura antisismica e delle nuove procedure per mettere in sicurezza le realtà italiane dopo la tragedia di San Giuliano di Puglia, sono questi qui dell'Aquila, non sono stati spesi e non sono stati spesi perché Bertolaso è un incapace perché voleva aiutare qualcuno, lo dice un giornale del suo gruppo, che non sono stati spesi perché le amministrazioni nazionali, regionali, comunali, provinciali non sono state capaci di utilizzarli. Questi sono fatti, non sono parole, non sono calunnie come invece lei sta cercando di fare. Allora Bertolaso, così coinvolgiamo il governo. Le chiedo una cosa, ma le chiedo di essere telegrafico, facciamo uno sguardo in avanti. I giornali attribuiscono a Berlusconi, come dire, l'intenzione di collaborare da questo punto di vista col governo in un clima di unità nazionale per risolvere i problemi, mettere in sicurezza il paese. Secondo lei questo clima serve oppure no? È fondamentale. Io credo che mai come in questo momento. Cerchiamo di sfruttare una volta tanto una tragedia. Cioè lei si metterebbe a disposizione di Renzi per dire questo è il mio aiuto? No, se io vuole non mi metto do. A disposizione di nessuno. Io sono andato negli spogliatoi, mi occupo di Africa, voi mi avete chiesto di venire qui, certo, a parlare alla luce della mia esperienza. Pure. Io do il mio modesto contributo, anche se magari qualcuno non è d'accordo e che siamo in democrazia, il sacrosanto, do il mio modesto contributo per dare delle indicazioni, dei suggerimenti a chi deve cercare di risolvere questo drammatico problema. Guido Bertolaso, quando si occupava di terremoti, nel 2009 disse: Bertolaso, è da 8 anni che parlo di prevenzione, nessuno mi ascolta. Chiesero le mie dimissioni. Ma poi ci torniamo per questo. Capito? Quindi Gatti diceva che a un certo punto la protezione civile è diventata una cosa faraonica. Però la protezione civile conta su 800 persone, molte delle quali oggi erano ai funerali di una ragazza della protezione civile morta, certo, ad Amatrice. Conta non su persone che sono state raccomandate, ma su gente che è laureata in ingegneria, in geologia, tutta una serie di tecnici che sono quelli che oggi stanno lavorando nel Reatino e nella Scolano. Risolviamo il rebus in maniera molto semplice. Abbiamo un esponente del governo che è proprio la titolare di questo dossier. Vi siete trovati, diciamo, in eredità dei governi precedenti la protezione civile così dimensionata, è un aiuto o avete avuto a che fare con una struttura elefantiaca, pesante, eccetera? La protezione civile di oggi, lo dimostra l'intervento che è stato fatto sul drammatico terremoto del centro Italia, è una protezione civile che probabilmente è ai vertici in termini di competenze, capacità, rapidità e modelli organizzativi, probabilmente ai vertici, diciamo così, per qualità del mondo, del mondo. Credo è merito che, anche di Bertolaso. Io credo che sia, diciamo così, quello che è successo in questi anni, quindi il merito e i demeriti sono da dividere tra tutti. Ci sono stati momenti migliori, momenti peggiori nella protezione civile. Quella di oggi, che è quella che posso giudicare io, perché è il mio interfaccia su alcuni dossier dei quali mi occupo perché sono la mia delega. Abbiamo appena fatto la riforma sulle ricostruzioni post-alluvionali, che è passata sotto silenzio, perché mentre per me è
diciamo così, uno dei più grandi obiettivi che posso avere raggiunto proprio insieme alla protezione civile in tutta una carriera politica, perché noi rimborseremo tutta una serie di danni che si sono realizzati negli ultimi 2 anni a seguito delle alluvioni. Beh, io ho avuto come interfaccia questa protezione civile e, così come si è dimostrato in questi giorni, siamo ai massimi livelli in termini di competenze, di capacità organizzativa. È una protezione civile che, oltre ad avere degli uomini di qualità, ha anche, come si può dire, gli strumenti per poter intervenire. Ci sono stati dei tempi dove magari ne ha avuti di più perché erano protezioni civili più ricche, ci sono stati dei momenti dove la protezione civile invece non ci aveva soldi, perché vorrei richiamare l'attenzione sul fatto che il Fondo per l'Emergenza Nazionale, dal quale si attingono i soldi nel caso del terremoto, i 50 milioni che sono stati stanziati la scorsa settimana, quel fondo non sempre è stato finanziato e rifinanziato come ha fatto il nostro governo. Perché? Perché noi abbiamo, fin da, diciamo così, tempi non sospetti, prima di questo terremoto, sì, fatto un investimento in quella direzione lì. La riforma che abbiamo fatto sugli stati alluvionali, post alluvionali, è una riforma che vale 800 milioni, non poco. Di cui nessuno peraltro parlato, pur essendo entrata in vigore a luglio di quest'anno. Senta, per fare un passo in avanti in questa discussione è necessario farne un indietro, perché in questi giorni ci si divide, ne abbiamo parlato già prima, se l'Aquila rappresenti o meno un precedente valido, un esempio da seguire o un modello da rifuggire. Andiamo con Giuseppe Borrello a vedere l'Aquila 7 anni dopo, ne parliamo e poi andiamo avanti. Borrello. È la prima volta qui in Abruzzo. I danni sono impressionanti. Tutti noi siamo rimasti colpiti. È molto triste, soprattutto pensando al terremoto dell'altro giorno. Siamo nel centro storico dell'Aquila. Qui il terremoto del 2009 fece collassare moltissimi edifici e oggi, a 7 anni di distanza, è ancora tutto un cantiere. I lavori procedono, ma molto molto lentamente. Anche qui la torre dell'orologio è ancora tutta puntellata e non è completamente in sicurezza, come anche gli edifici che gli sorgono accanto. Ho impedito che venisse rimosso quell'albero perché credo che sia una testimonianza di che cos'è la ricostruzione in Italia. Questa è la ricostruzione privata e ci siamo inventati noi un modo di fare, eccetera. Sì, questa, alla mia... questa è la rappresentazione degli appalti pubblici italiani. È nata, un albero è nato a Brooklyn, qui un albero è nato all'incrocio del Card e del Decumano. Ma di chi è la colpa? È del sistema. Qui solo la causa si è sciolta recentemente davanti al TAR e vari ricorsi, solo per l'assegnazione della progettazione. Questa è l'Italia. E in questo momento, se lei vede gli edifici che proprio non riescono a partire, sono tutti edifici pubblici. E questo è un altro simbolo del terremoto dell'Aquila, il Palazzo del Governo. La scritta era quasi crollata, ora è stata rimessa in linea, però solo questo, perché l'intero palazzo è da ristrutturare. C'è ancora il cantiere e i lavori dovevano essere finiti, terminati a fine luglio del 2015. C'è veramente poca gente in giro e ancora purtroppo molte zone del centro storico sono chiuse, sono interdette per via del pericolo dei crolli. La gente è terrorizzata, è vuota la città, sono andati via tutti giustamente, hanno paura. Dal centro storico, quei pochi residenti del centro storico hanno paura di starci. Ma io non so se paura per le strutture oppure una paura di rivivere quella terribile notte, però fatto sta che la città è vuota, sembra come l'aprile 2009. Ma potrà risorgere l'Aquila secondo lei? Deve risorgere l'Aquila, assolutamente. Saremo noi aquilani che la faremo risorgere, però deve risorgere in sicurezza. Le imprese devono essere altamente qualificate, non imprese scelte così per amicizia o pura parentela. Imprese altamente qualificate con la massima sicurezza di ingegneri specializzati e la responsabilità. Qui c'era il mio locale storico dal 1835, il bar con annesso il laboratorio dei torroni. I
sfollati del centro storico dell'Aquila sono stati trasferiti in periferie, proprio qui che è ripartita la ricostruzione della città, con queste palazzine predisposte subito dopo il terremoto. Però, come si può vedere, molte stanno cadendo proprio a pezzi, i balconi stanno cedendo e sono tutte puntellate. È un'area di accoglienza comunale. Questa scossa molto forte dell'altra notte, che noi abbiamo avvertito in modo forte e chiaro, ha rievocato degli scenari, insomma, già visti, ha provocato spavento, ha provocato panico, e molti sono venuti qui sapendo di trovare accoglienza. Abbiamo aperto il tendone, abbiamo tirato fuori i viveri, acqua, bevande, succhi di frutta, abbiamo fatto il tè caldo per le persone, distribuito coperte, e le persone sono state qui. Allora, sentiamo con ordine Gatti e subito ovviamente Bertolaso. Che voto dà al lavoro che è stato fatto all'Aquila? Beh, gli interventi in una città sono sempre un po' più complicati rispetto a un paese. È chiaro che gran parte delle risorse in quel periodo sono state impiegate per costruire quelle case di polistirolo che le immagini parlano da sole. Tant'è vero che il sindaco dell'Aquila ha dovuto anche firmare delle ordinanze di sgombero di alcune case. Se andate a Capua, c'è una base dell'esercito in cui sono accumulate tonnellate e tonnellate di container, di praticamente moduli abitativi, che erano stati usati per Umbria e Marche e potevano essere rigenerati, e sono lasciati arrugginire. La polemica che è stata fatta sulle tende prima, la trovo, dottor Bertolaso anche ha avuto un'attività politica recente, insomma, ma la trovo molto più una propaganda politica. Se andate sui luoghi del terremoto, grazie alla straordinaria attività dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile regionale e locale dai comunali da tutta Italia, molte tende sono vuote. Non c'era poi questo grande bisogno, perché c'è stata la grande emergenza e ora si coordina il da farsi. Io il modello dell'Aquila, prima stavamo parlando di prevenzione, e quanto detto non sono calunnie perché è stato documentato e anche la magistratura le ha acquisite, poi i processi in Italia vanno come vanno ed è anche una fortuna per molte persone. Certo, non per me, ma magari per qualche giornalista che mi ha attaccato e che può stare tranquillo, perché tanto non ci sarà mai una sentenza definitiva. Guardi, comunque andiamo avanti sul discorso. L'Aquila non può essere considerato un modello di prevenzione, perché se noi ricordiamo, una settimana prima il vice capo della Protezione Civile, Bernardo De Bernardini, tuttora presidente di ISPRA e condannato a 2 anni in DFIA definitiva per omicidio colposo e lesioni, ha invitato gli aquilani a bersi un bicchiere di buon vino di Montepulciano. E qualche ora prima il dottor Bertolaso, capo della Protezione Civile, telefonò all'assessore regionale della Protezione Civile della Regione Abruzzo, spiegandole che la famosa riunione di una commissione grandi rischi era in realtà un'attività mediatica per tranquillizzare i cittadini. Vogliamo dire perché ho telefonato all'assessore Stati? Ascoltiamo la risposta. Magari se si va a monte di quelle che sono le parziali informazioni che si danno, magari gli italiani capiscono meglio, no? Vabbè, comunque io non sono venuto qui per fare Gatti è stato molto preciso nella gestione, come dire, nel giudizio sulla gestione dell'Aquila e su perché non deve essere un modello. Ci spiega, secondo lei, Bertolaso, perché l'Aquila deve invece essere un modello? Così facciamo uno scatto nella discussione. Sì, io vi do il giudizio del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, che nel giugno del 2012 conferiva... conferiva la terza medaglia d'oro al merito civile alla Protezione Civile Nazionale guidata da Guido Bertolaso, perché anche questa si riferisce ad un'attività di Guido Bertolaso. Nel periodo di pace, secondo il signor Gatti, la Protezione Civile Nazionale ha avuto 3 medaglie d'oro al merito civile. Non esiste alcuna struttura dello Stato che non faccia parte dei corpi armati dello Stato che nella storia della Repubblica abbia mai ricevuto riconoscimenti di questo genere. Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, diceva che in occasione del terremoto dell'Abruzzo, la Protezione Civile ha assicurato una costante efficacia e coordinamento delle componenti e strutture operative di Protezione Civile, comprese anche quelle che ha citato il signor Gatti, fornendo prova di ammirevole abnegazione nell'organizzazione dei soccorsi, nell'assistenza in favore della popolazione colpita e nella successiva opera di ripristino delle normali condizioni di vita, riscuotendo l'unanime riconoscenza della collettività locale di tutto il Paese in un generale apprezzamento da parte della comunità internazionale. Non lo dice Guido Bertolaso. Secondo lei, il
video, dice, abbiamo visto quelle case. Quando lei adesso le spiego quelle case che diceva. Adesso vi spiego, tiriamo fuori anche tiriamo fuori l'arcano anche delle case. Bertolaso De Micheli. Siamo sulle case. Mi avete dato la parola? Finisco subito. Così risponde sulle case che noi abbiamo consegnato le case che abbiamo visto. E anche quei moduli abitativi provvisori che abbiamo realizzato per tutti gli altri comuni dell'Aquila, mettendo in casa 50.000 persone. Siamo in diretta? Quindi magari qualcuno può telefonare se sto dicendo qualche sciocchezza. No, no, tu ne 06. Allora, abbiamo consegnato queste case il 31 di gennaio del 2010. Abbiamo consegnate al sindaco dell'Aquila, che è quello che aveva approvato il progetto case e aveva detto lui dove localizzare i palazzini che abbiamo che visto. Che era Giorgio Alente. Esattamente. E abbiamo detto, questo è anche il contratto di manutenzione con la Manutencoop, scelta dal Ministero dell'Economia per fare questo genere di attività. Quindi adesso crollano perché? Loro hanno subito strappato il contratto con la Manutencoop e non hanno fatto nessuna manutenzione. Ecco perché vediamo. Quindi non sono manutenute quelle case là. Esatto, e non c'entra niente. Se fossero state manutenute sarebbero rimaste integre. Ma scusi, se lei a casa sua non fa nessuna manutenzione, cioè delle case non di polistirolo, ma fatte in categoria A, siamo in diretta, chiunque si senti, un qualsiasi aquilano si senta, come telefonasse, finiamo la storia della telefonata dell'assessore. Non torniamo indietro. No, lui ha detto, io ho chiamato l'assessore dicendo facciamo l'operazione mediatica. No, signori, quel giorno la regione Abruzzo, la protezione civile regionale, fece un comunicato stampa a seguito dell'ennesima scossa e disse c'è stata una scossa 4.4, da questo momento non ci saranno più scosse di terremoto in Abruzzo. Questo disse la regione Abruzzo. Ecco oltre. Perché io chiamai l'assessore Stati e dissi stai dicendo una grossa fregnaccia. I terremoti non si possono prevedere. Adesso verrà la Commissione Nazionale dei Grandi Rischi a fare una pressione mediatica di informazione alla popolazione. Questa è la verità vera. Volevo solo riportare un pochettino di più all'attualità questa discussione che capisco possa appassionare per la sua storicità. Io parlo di ricostruzioni, visto che ne ho la responsabilità per conto del governo da 2 anni e perché questo governo è il governo che ha messo più soldi per la ricostruzione, quindi fuori dalla fase emergenziale che stavate descrivendo voi adesso. Immediatamente dopo, questo è il governo che sull'Aquila ha messo più risorse. Abbiamo stanziato 6 miliardi, di cui 5 miliardi e 100 milioni per la ricostruzione privata. Oggi, in questo momento, noi abbiamo 2.000 cantieri aperti, 922 sono aperti nel centro storico di L'Aquila e gli altri 1.000 quasi 300 cantieri sono aperti nei comuni del cratere, perché ovviamente il terremoto ha colpito anche molti altri comuni. E quando si completeranno questi cantieri? Questi cantieri, nelle nostre intenzioni, per la celerità del lavoro che stiamo realizzando, dovranno, i cantieri aperti adesso si concludono in un anno, ma noi dovremo arrivare entro il 2020 ad avere realizzato l'85% della ricostruzione. Noi ci mettiamo sulla ricostruzione privata tutti gli anni, a gennaio stanziamo 1 miliardo. Ve lo dico perché sono cose che perché faccio sorride, io, 1 miliardo tutti gli anni, se avessimo mentre messo sulla ricostruzione pubblica, scusate, io vi dico quello che stiamo facendo noi, perché è una cosa della quale noi abbiamo la responsabilità ed è bene che i cittadini siano informati. Qual è il modello organizzativo con il quale noi trasferiamo queste risorse ai cittadini per la ricostruzione privata? Barca, ministro del governo Monti, insieme agli enti locali, si è inventato una governance, ok, assolutamente nuova, perché la situazione dell'Aquila era bloccata, ok, e ha organizzato 2 uffici per la ricostruzione che hanno la responsabilità, rispondono al governo oltre che ai comuni, e quindi c'è un doppio controllo sull'attività di questi uffici per la ricostruzione, uno a sede nella città di L'Aquila e l'altro invece per i comuni del cratere. Con questo modello organizzativo, che è più complicato ma non sto qua ad entrare nei dettagli, noi abbiamo fatto ripartire la ricostruzione privata. Questo, oltre ovviamente a metterci soldi. Che è quella che, come
chiamato quando... servizio di Borrella ha superato quella che dello va Stato. Più veloce di quella pubblica. Quella pubblica, il governo attraverso tutte le sue, diciamo così, possibilità, ha stanziato le risorse necessarie. Per esempio, noi adesso siamo arrivati a finanziare anche la ricostruzione delle scuole fuori però cratere. Però parlava del miliardo, cioè, prima, mi fa soltanto chiedere a Bertolaso perché sorrideva mentre faceva la ricostruzione dei conti il sottosegretario. Vabbè, sono pubblicitari, potete controllarci. Ci crediamo. Le chiacchiere stanno a zero. Oggi siamo nel 2016, sono passati 7 anni da quella immagine. Noi governiamo da molto meno. Ma io non mica sto attaccando lei, sto facendo una considerazione di carattere generale. Sono passati 7 anni, si sono succeduti 3-4 governi. Siamo ancora, abbiamo sentito anche da questo sindaco, che personalmente non stimo affatto, ma comunque ha detto lui quelle le cose come stanno, abbiamo visto le immagini. Se noi avessimo messo nei container, come dice il signor Gatti, questa gente poveretta, li avremmo lasciati lì, perché prima del 2020 all'Aquila non finisce nulla. È vero che oggi è uno dei più grossi cantieri che esistono in Europa, ma stiamo parlando di qualche cosa che permetterà forse alle persone, agli abitanti del centro storico, di tornare a casa dopo 10-11 anni. Mi scusi Bertolaso, però a sto punto la promessa fatta, la linea che sta seguendo il governo Renzi, dice non vogliamo le new town eccetera eccetera, ma ogni casa sorgerà là dov'era. Quando riporterà a casa nuova rifatta dov'era i nostri concittadini che adesso vivono le tendopoli? Io sono molto preoccupato per i nostri concittadini, temo appunto sulla base delle esperienze non solo dell'Aquila, non ci dimentichiamo che abbiamo chiuso anche il terremoto dell'Umbria Marche, abbiamo fatto San Giuliano di Puglia, Santa Venerina in Sicilia, quindi una lunga storia. Quindi la strada di dire ricostruiremo la dove le case è sbagliata per il cittadino proprio. No, è un lavoro difficilissimo da fare, questa gente va tolta domani mattina, non fra un mese dalle tende, ci sono le possibilità, fa già freddissimo, ci sono le possibilità per farlo, ci sono gli strumenti, ci sono i mezzi, c'è il materiale per tirarli fuori anche domani mattina dalle tende, l'abbiamo sentito, no? Le tende sono semivuote perché la gente non ci vuole andare in tenda, la gente vuole delle sistemazioni diverse, mandiamogli come è stato fatto all'Aquila, queste case di legno, questi moduli abitativi provvisori, evitiamo che si allontanino dalle loro terre, che nessuno si vuole allontanare, facciamoli subito 3-4 scuole come facevamo all'Aquila, abbiamo mandato 16.000 studenti. Mentre parla Bertolaso, chiedo una cortesia, mi mandate quelle immagini sotto delle casette di legno che si costruiscono? Il suo giornale oggi dice basta retorica, fatti. Io sto parlando solo di fatti. Qui bisogna, ripeto, prendere lo spunto da questa tragedia, mettere la gente domani, e sono 2.700 sfollati, non stiamo parlando dei 70.000. Quanto era l'Aquila? 70.000. Quindi stiamo parlando di una cifra irrisoria rispetto a quello che era stata la tragedia dell'Aquila, e questa gente può essere sistemata domani mattina, prima di Natale possono stare tranquillamente nelle loro case. Sentiamo la prima replica di Paolo Di Michieli su questo e poi facciamo un passo in avanti. Il governo deve accettare e deve realizzare. Poi si penserà alla ricostruzione, ci vorranno 10 anni come minimo. Quindi si punta solo sulla ricostruzione. Quello dei tempi miei, o neanche Superman sarebbe in grado oggi di fare una ricostruzione di Amatrice, rasa al suolo. Prima di 10 anni se si vuole fare una cosa fatta. Di Michele, poi un passo avanti con... Così come prima ho dato i dati, diciamo così, della verità e anche gli obiettivi che questo governo si è dato, perché avere un obiettivo al 2020 e avendo ricominciato a costruire 2 anni fa, credo che sia un obiettivo realizzabile e anche supportato dalle erogazioni e dal numero di cantieri che abbiamo aperto. Io credo che il cronoprogramma che è stato dato adesso in realtà sia esclusivamente legato al, diciamo così, alle prime riunioni che sono state fatte tra Protezione Civile, presidenti di regione e alcuni esponenti del governo, ma il vero cronoprogramma noi lo riusciremo ad avere nelle prossime settimane, perché vi ricordo che sono passati 5 giorni, cioè sui terremoti che per l'amor di Dio hanno fatto magari meno vittime, ma molti più danni, probabilmente in termini, diciamo così, strutturali di questi. Sono stati persi mesi, in alcuni casi anni, a discutere su come fare e come non fare. Noi non faremo questo errore su questo terremoto, perché pur avendo un numero di sfollati inferiore rispetto ai 2 terremoti dei quali ci stiamo occupando adesso, l'Aquila e l'Emilia-Romagna, noi abbiamo intenzione di decidere subito, non appena è finita, diciamo così, la fase della primissima emergenza, insieme agli enti locali. Questa cosa di tenere le persone là dove vivono
non è una decisione calata dall'alto del governo, sono i cittadini di queste, di questi piccoli centri che ci chiedono lasciateci qui. Ma perché? Perché ovviamente per ricostruire una situazione così distrutta noi avremo bisogno di qualche anno. Stare via un anno dal tuo paese significa alla fine non tornarci più. Allora, vorrebbe dire spopolare questi territori. Andiamo a vedere con l'aiuto... E noi daremo risposte alle richieste. Questi cittadini ci fanno di rimanere con lì. Con l'aiuto di Maria Laura Cruciani andiamo a vedere quelle che sono le istruzioni per un'Italia a prova di sisma. E poi torneremo a questa inchiesta di Gatti del 2013 che però mostra dei numeri che sono davvero inquietanti. E vedremo anche sull'oggi che cosa potrebbe accadere. Maria Laura Cruciani. Come risultano ad una rapida occhiata edifici come questi nel centro di Roma? La cosa che viene evidente è che le finestre sono di per sé maggiori quasi delle parti strutturali che sono tra di loro contenute. In Italia ogni anno si verificano circa un centinaio di terremoti che la popolazione è in grado di percepire secondo un documento scritto dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri. Nel dettaglio, circa 15 milioni di abitazioni, ossia più del 50% del totale, sono state costruite infatti prima del 1974 in completa assenza di una qualsivoglia normativa antisismica. Ed inoltre circa 4 milioni di immobili sono stati edificati prima del 1920 e altri 2,7 milioni prima del 1945. Quali sono i punti di vulnerabilità al di là di tutto? Sono dei punti che sono abbastanza chiari. Gli orizzontamenti, in questo ci mettiamo anche il tetto. Tutto ciò peggiora quando arriva il sisma dal basso, investe le fondamenta o le fondazioni, come si vuole chiamare, questo edificio comincia a vibrare. Facciamo in modo che queste fondazioni siano tali per cui il terreno sia un terreno adatto. Se non è adatto bisogna migliorarlo, si possono fare fondazioni profonde, si possono migliorare anche insomma, le fondazioni. In modo c'è. Abbiamo tutte le tecnologie, le stiamo esportando, siamo maestri, quindi abbiamo tutte le tecnologie per poter fare un intervento che possa essere senza grandi traumi, efficace a salvare una buonissima, in una buonissima percentuale, altissima percentuale di vite umane. Vado a Fabrizio Gatti, ma sentivo che scalpitava Bertolaso. Cosa vuole dire su questo servizio? No, sentiamo prima Gatti. No, sentiamo prima lei. Ha detto voglio dire una cosa su questo servizio, ascoltiamolo. Questa è la mappa del rischio sismico in Italia. Sì, inquadriamo se ce la se si fa inquadrare. Il telefonino no, di... Ma Bertolaso. Tanto la vedete, sì, basta cliccare mappa della pericolosità sismica, quella dell'INGV. Qui si vede una linea violacea che parte praticamente dal Friuli e arriva fino a Catania. Tutto il territorio che è soprattutto interessato da questa striscia violacea che attraversa l'Italia completamente è un territorio a rischio. Nulla è stato fatto in campo della prevenzione praticamente nei fatti fino ad oggi, poi sentiremo le statistiche che ci darà il signor Gatti. Se noi pensiamo a quello che è stato la sequenza dei terremoti nel corso del passato secolo, da 1908 Messina Reggio Calabria, cioè la Marsica, l'Irpinia, la Garfagnana, il Belice e poi quelli più recenti. Non ho fatto altro citare, che confermare la bontà di questa triste cattina. Io credo che voi avete la responsabilità di evitare che fra 4 o 5 anni vi riunite di nuovo qui, che leggiamo gli stessi editoriali che stiamo leggendo in questi giorni, che fate le stesse trasmissioni che state facendo in questi giorni. Perché no, voi siete quelli che devono comunicare, che devono incalzare i politici. I soldi però poi li devono mettere altri. I soldi ce li deve mettere la politica. Per questo ho detto che Berlusconi è fondamentale che si metta d'accordo con Renzi, ma spero che lo facciano anche le altre componenti, 5 Stelle e tutti gli altri. Questo è un problema cruciale e decisivo per l'Italia. Se no fra 4 o 5 anni, spero non prima, ma potrebbe anche accadere, saremo qui a parlare di tragedie molto più gravi, molto più serie, molto più drammatiche
di quelle di cui stiamo parlando oggi. Gatti, lei nel 2013 scriveva quanti morti si arriva alla scossa. Ne leggo uno, lei dice a Rieti 20.683, nemmeno Roma verrebbe risparmiata con 6.907. Cioè questi sono dati che lei ha preso, che lei ha avuto dalla Protezione Civile. Oggi questi dati qui sono ancora attuali? Sì, quello è il database dello scenario di rischio dei comuni italiani che la Protezione Civile dovrebbe essere a disposizione, ma poi non è semplice ottenerlo, e che ipotizza nel caso si verificasse oggi un terremoto nella intensità che si è verificata storicamente. E quelli sono dati spaventosi. Facendo in questa statistica si parla che nel XXI secolo, cioè il nostro, in Italia sono previsti tra i 50.000 e i 200.000 morti a secondo del tipo di intensità, il luogo dove avviene, il tipo di costruzione. Dottor Bertolaso ha detto una cosa vera, cioè che in questi anni non è stato fatto nulla per la prevenzione, l'ha detto lei. La Protezione Civile, anche dopo il suo periodo, è la Protezione Civile Nazionale, che non è quella che poi va a fare i soccorsi sul posto, perché quelle sono le protezioni, sono i nuclei di Protezione Civile. La Protezione Civile Nazionale ha il grande compito previsto dalla legge di fare da stimolo, coordinamento, impulso sulle regioni. Non viene fatto? Allora, Amatrice ha un piano di protezione civile adottato alcuni anni fa, il comune di Amatrice, che fa una descrizione precisa delle fotografie che abbiamo visto oggi e pone come luogo di raccolta di eventuali sfollati l'Hotel Roma. Ma da chi dipende la protezione civile di Amatrice? No, ma sarebbe interessante però questo. No, dica da chi dipende la protezione civile di Amatrice. Lo dica, Non dia la colpa ai sindaci. No, dipende dalla regione, lo sappiamo benissimo, lei lo sa per primo, per questo io non la stimo, perché lei dice le cose in modo parziale, non dice tutta la verità fino in fondo, lei dice solo quello che le interessa, il che è estremamente scorretto. Quante volte è andato sempre, in Calabria? Sempre, lei lo legge nei suoi giornali che io ho girato per 10 anni in tutta Italia. La protezione civile, di Amatrice dipende dalla regione Lazio, perché la protezione civile è materia concorrente ai sensi delle modifiche l'articolo 5 della Costituzione. La protezione civile nazionale non c'entra niente in quello che sta dicendo il signor Gatti. Deve garantire l'intervento di emergenza in caso di un'emergenza nazionale. Può chiedere stanziamenti per fare prevenzione, come Guido Bertolaso ha fatto per 10 anni. Inascoltato. Quando io ho detto Bertolaso però, la prevenzione non porta però, voti, Gatti, prego, l'ho detto a Colfiorito nel 2007. Mi ha telefonato il Presidente del Consiglio di quell'anno però. E mi ha detto lei adesso si dimette. Perché lei non si può permettere di fare politica, perché secondo Prodi qualcuno, le chiamò per dirle si esattamente, dimetta. Quando io dissi che la prevenzione non porta e lei che gli ha risposto? Ho detto sono pronto, venga a Roma e rassegno immediatamente le dimissioni. Però Gatti stava mi permetta, poi Prodi le diede gli appalti della Maddalena, su dai. E che significa? E cosa significa con gli appalti della Maddalena? Noi la Maddalena abbiamo fatto un'opera strepitosa, che lei ne dica. Poi sarà la storia e la magistratura che deciderà. Il punto rimane, ad Amatrice c'era un piano per l'evacuazione di possibili luoghi dove andare. C'era un piano comunale che dava una descrizione di quello che accadeva, perché e mettevano l'Hotel Roma quello che è crollato. E nel caso ovviamente non fosse crollato l'Hotel Roma, doveva essere un punto di raccolta degli sfollati. Accumoli, se andate sul comune di Accumoli e cercate in Google, è facilissimo, Accumoli piano di protezione civile, appare sul sito del comune il piano di protezione civile di Amatrice. Ovviamente le vie e le strade sono diverse. Molti di questi piani di protezione civile non sono conosciuti dai cittadini. Esatto, abbiamo due terremoti, 2009 all'Aquila, l'ospedale è messo fuori uso, con le ambulanze che, come ricorderà, non potevano scaricare i feriti. 2016, ospedale messo fuori uso. E di chi è la colpa? Della Protezione Civile? No, in questo caso no. Meno male che almeno una cosa non è colpa della Protezione Civile. La Protezione Civile ha l'ufficio di rischio sismico e mitigazione dei terremoti, giusto? Sì. Giusto, e qual è il suo compito? Quello di andare in giro e fare le verifiche su quello che è il rischio sismico, denunciarlo alle autorità competenti. Certo. Le autorità competenti purtroppo sono i sindaci, erano le province, i prefetti e le regioni che hanno le competenze, come lei sa meglio di me, anche in campo sanitario. La prova provata è della signora Alfano. Chiamiamo il ministro Alfano e chiediamoglielo. L'ospedale regionale di Agrigento venne chiuso dalla magistratura perché Guido Bertolaso disse guardate che questo ospedale non è a norma antisismica. Mi chiamò il ministro Alfano, dovetti andare ad Agrigento e dovemmo ragionare con la magistratura quelli che erano gli interventi per mettere immediatamente in sicurezza l'ospedale di Agrigento e riaprirlo, cosa che venne fatta. Ma perché
La magistratura decise di chiuderlo su nostra segnalazione e su nostra indicazione è stato messo a norma. Perché non hanno fatto lo stesso ad Amatrice? Scorrono perché non hanno fatto lo stesso all'Aquila? De Micheli, visto che siamo in chiusura, si scontrano evidentemente in questo racconto anche diverse responsabilità di diversi livelli istituzionali. Allora, io sono continuo a difendere e a sostenere il ruolo della protezione civile in questo paese, che è stato, è e continuerà ad essere straordinariamente importante e professionale. Anche nella fase che noi andremo ad affrontare, oltre a quella dell'emergenza di questo terremoto, che è la fase di un progetto nazionale di prevenzione, sul quale, guardate, non basteranno i soldi che comunque metteremo, perché anche sul rischio e sul dissesto idrogeologico negli ultimi 2 anni noi abbiamo messo più di 2 miliardi, ma ci vuole una cultura diffusa di tutti coloro che decidono, e non solo coloro che decidono, del fatto che questa sia una priorità. Ve lo dice una persona che dentro al Ministero dell'Economia, che è quello che deve fare i tagli, che è quello che deve trovare i soldi, che gestisce le tasse eccetera eccetera, ha questa patata bollente delle ricostruzioni e dell'impatto, certo, con i disastri. Lo ripeto, perché poi queste cose passeranno nel dimenticatoio, arriverà un momento dove questa cosa sarà il passato e non sarà più attualità. Noi dobbiamo evitare che questo accada, perché io personalmente, che amo quello che sto facendo in questo momento, non voglio più occuparmi di ricostruzione. Benissimo, voglio sapere che le case sono già costruite per prevenire. Siamo veramente in chiusura stavolta. Stava dicendo Bertolaso? Che per fare prevenzione bisogna che per i prossimi 10 anni lo Stato stanzi 5 miliardi all'anno per attività di prevenzione nelle zone che ho mostrato prima, che sono 50 quelle... miliardi quindi. Esattamente, ma non debbono, come purtroppo abbiamo fatto noi sbagliando, dare questi soldi alle autorità locali, alle regioni. Deve avere la protezione civile nazionale. No, ci deve essere un commissario unico. Volete fare cantone? Avete problemi, preoccupazioni di corruzione, di interventi sbagliati? Bisogna prendere un uomo o una donna, perché di donne straordinarie ce ne sono tantissime. Nel modo più assoluto no. Ma deve essere preso un personaggio al di sopra delle parti, grande manager, che deve avere questi soldi. Mascherani non risponde? Neanche per idea. Deve essere fatto da una persona, da un tecnico competente, appoggiato da che cantone. Ha qualche nome, immagina qualcuno. Io non ho nomi, io sto dicendo quella che è la misura un profilo, che bisogna adottare. Che lei... Bisogna stanziare 5 miliardi l'anno. Manager, si sa benissimo, Gatti lo sa, lo ha detto, si sa benissimo quali sono le scuole a rischio, quali sono gli ospedali, le caserme dei Vigili del Fuoco, quali sono i paesi a rischio. Vogliamo aspettare il prossimo terremoto per ricominciare questo discorso? Assolutamente deve essere qualcuno che deve intervenire da domani mattina. Siamo oltre tempo massimo. È colpa di chi governa questo paese oggi e nel futuro. Grazie a Paola De Micheli, grazie Fabrizio Gatti, grazie a Guido Bertolaso, che non si sottrae dai confronti anche aspri. Noi domani torniamo alle 8:30, ma come ogni martedì proseguiremo oltre le 11:00. Grandissimo parterre de Roi, direbbe Parenzo. Chi c'è domani? Sono tanti ospiti, però se li dico tutti arrivo domani mattina. Allora, tra questi avremo Mentana, Marco Travaglio, Enrico Mentana, i due ministri del governo, Angelino Alfano, Graziano Del Rio. Due ministri domani? Due ministri del governo. Beh, andiamo a casa a preparare la puntata. Vittorio Sgarbi. Chiudi, andiamo a casa domani a preparare sera, 20:30, torna in onda con la puntata lunga. Buona serata.